Bentornati ragazzi su Pokémon Next! Tutti conoscono le Pokéball, sono strumenti essenziali per un allenatore di Pokémon, ma quali sono le loro vere origini? E soprattutto, l'uomo viveva davvero d'amore e d'accordo con i Pokémon prima dell'invenzione delle sfere Poké? L'uomo ha sempre cercato di farsi amici o schiavi i Pokémon, talvolta usando anche sistemi rozzi e dannosi per il mostriciattolo stesso. Vediamo dunque insieme l'evoluzione e le origini delle Pokéball. I tipi di Pokéball, tra virgolette, sono essenzialmente tre. Le Pokéball della storia antica, le Pokéball della storia corrente ed infine gli strumenti di controllo. Questi ultimi non sono delle vere e proprie Pokéball, ma consentono di controllare mentalmente uno o più Pokémon. Iniziamo proprio da quest'ultimo tipo, ovvero gli strumenti di controllo. Questi strumenti, al contrario delle Pokéball, come detto poco fa, non garantiscono il possesso del Pokémon, ma solamente il controllo di essi. La loro prima apparizione risale all'episodio numero 196 della serie Johto League. In questo episodio ci venne spiegato come migliaia di anni fa, grazie ad alcune onde psichiche, una regina era in grado di controllare i Pokémon, grazie proprio alla maschera e al proprio scettro. Tuttavia, appena il Pokémon sotto controllo usciva dal campo d'azione delle speciali onde, esso si rivoltava verso la regina. Durante la serie di Pokémon Rubino e Zaffiro vediamo all'opera la sfera rossa e la sfera blu. Queste due sfere vennero assorbite da Ivan e Pikachu, provocando gravi conseguenze su di essi. Come ricorderete, infatti, Pikachu era in preda alla rabbia dopo aver assorbito la sfera blu, mentre Ivan assorbì la sfera rossa di sua spontanea volontà, sperando di poter comandare Kyogre. Vi è inoltre una terza sfera, ossia la sfera verde, che però non appare nella serie animata. Tuttavia, noi siamo a conoscenza della sua esistenza. Abbiamo visto dunque come alcuni di questi strumenti sono capaci persino di controllare esseri umani. Pensate dunque a quanto possano essere pericolosi questi antichi artefatti. In Pokémon Diamante e Perla veniamo a conoscenza dell'esistenza di un altro strumento di controllo, ovvero la Rosso Catena, creata da Uxie, Mesprit ed Azelf sotto il volere di Cyrus. Questo metodo di controllo venne scelto dal comandante Galassia per non ridurre il potere di Dialga e Palkia racchiudendoli in delle semplici Pokéball. Pensandoci bene, potrebbe essere che questo loro potere completo noi non l'abbiamo ancora visto in azione. Chissà se lo vedremo quando torneremo a Sinnoh. Infine, tra gli strumenti di controllo conosciuti, troviamo anche le armature usate dal sacerdote Marcus nel dodicesimo lungometraggio, Arceus ed il gioiello della vita. Come per l'armatura della regina, questi strumenti perdono potere una volta rimossi dal Pokémon, i quali si scaglieranno sul controllore ormai inerme. Una menzione d'onore va anche agli strumenti visti in Pokémon Ranger, primo fra tutti lo Styler di cattura, non dannoso per il Pokémon. Le Giga Remo, dannose per il Pokémon, utilizzate da Tempestobuio, ed infine troviamo i guanti di cattura dei bricconieri di Pokémon. E sì, non è bracconieri, ma bricconieri, si chiamano in questo modo in Pokémon Ranger Tracce di Luce. Possiamo dunque evitare commenti del tipo: "Bricconieri, si dice bracconieri, ignorante." Passiamo ora alla storia antica. Il primo segno di Pokéball lo avemmo durante la scoperta delle rovine di Pokémopoli da parte della dottoressa Ive. In mezzo a tanti manufatti ve ne erano alcuni in grado di contenere dei Pokémon giganti. Difatti si rinvenirono un pennello, un congegno oscuro ed infine un'urna. Essi contenevano rispettivamente un Jigglypuff, un Gengar ed infine un Alakazam, tutti di stazza gigantesca e tutti con alcuni strani segni cosparsi per il proprio corpo. Successivamente troviamo anche la storia di Pokélantis. Venne infatti ritrovata una reliquia molto somigliante ad una Pokéball. Un'antica leggenda narra che quella Pokéball racchiude in sé lo spirito del re di Pokélantis e che in tempi antichi servisse a richiamare il leggendario Pokémon Arcobaleno o. La storia antica delle Pokéball non dura molto, tuttavia fece spazio alla storia recente. Iniziamo dalle Pokéball del Capitano, vecchie di 300 anni e contenenti i suoi Haunter e Gengar. Stando all'epoca a cui risalgono, si pensa che queste furono alcune fra le prime Pokéball prodotte industrialmente. Da 300 anni fa passiamo a 200 e troviamo la Pokéball di Lococo, un'anziana Ninetales.
possiamo notare come questa sfera differisca dalle classiche a noi conosciute. Tuttavia nella villa di Lococo era presente una statua raffigurante proprio una Pokéball classica. Durante le vicende Doen assistemmo alla comparsa di una gigantesca Pokéball di pietra costruita da Saggio Bianco per contenere un gigantesco Claydol. Secondo le parole del vecchio Sigourney, quella Pokéball di pietra risaliva ad addirittura 20.000 anni fa. Tuttavia questa affermazione deriva da un testo antico, dal quale lo stesso Sigourney ebbe problemi di traduzione. Vediamo inoltre nell'ottavo film Pokémon il bastone di Sir Aaron, in grado di contenere Lucario al suo interno. Vi è poi la roccia anima usata per sigillare Spiritomb da un guardiano dell'aura proprio come Sir Aaron. E per ultima troviamo la vecchia Pokéball artigianale di Sammy Hawk, ossia il professor Samuel Hawk. La vecchia Pokéball in questione venne costruita 40 anni fa. Tuttavia, come abbiamo visto prima, le Pokéball dovrebbero trovarsi in commercio da ben 300 anni. Questa vecchia Pokéball potrebbe essere considerata come una ghicocca svuotata e trasformata, proprio come faceva Franz nei giochi di seconda generazione. I misteri del mondo Pokémon sono tantissimi. In questo video abbiamo visto strumenti e Pokéball primitive usate da popoli antichi con una vasta conoscenza, andata presumibilmente perduta. Tuttavia le Pokéball sono arrivate ai giorni nostri. Senza di esse sarebbe impossibile combattere una Vicentilotto in palestra al fianco dei nostri mostriciattoli tascabili. Dobbiamo dunque ringraziare queste civiltà antiche che forse hanno ispirato la creazione delle sfere Poké. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se il video è stato di tuo gradimento, supportaci con un mi piace, un commento, una condivisione e soprattutto un'iscrizione. Quindi è tutto, noi ci vedremo come al solito in un prossimo video. Ciao allenatori!